Non potevamo mancare per questa manifestazione che si sta tenendo qui a Milazzo. Il tema pure. Sono i pupi. Certo, ho partecipato. Con quale scuola? Con l'Istituto Agrario Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente di Milazzo. Ma a Milazzo per forza ci deve essere questa agricoltura, certo, oppure una bella industria non è meglio? No, è meglio l'agricoltura in Milazzo, anzi ci sono bei vivai che portano l'agricoltura anche all'estero e ci sono molti soldi anche in ballo. Arrivederci. Professoressa, quale agricoltura a Milazzo? Abbiamo queste belle industrie, che vai cercando? No, l'industrializzazione è un conto, l'agricoltura, il territorio agricolo bisogna salvaguardarlo, è stato sostituito dal florovivaismo e siamo fieri di questa scelta e cerchiamo di manifestare un po' quelle che sono le nostre risorse anche con queste manifestazioni che hanno organizzato qui in questa zona. È un lavoro che stanno facendo le scuole, perciò anche se non è perfettamente fatto bene, ma è importante partecipare. Un saluto per YouTube, professoressa. Ma questo è il cavallo di Federico Barbarossa, com'è che l'hai fatto tutto rosso? No, non l'ho fatto io, a lei lo deve chiedere. Come mai è rosso? Il cavallo di Federico Barbarossa è questo qua. E mangia pure, si mangia i garofani di Milazzo. Dovrebbe mangiare se stesso. Complimenti. Voi di quale scuola siete? Liceo scientifico. Qual è questo liceo scientifico? Milazzo. Ah, quello di uno ce n'è, meno male. E chi è che vi sta facendo la ripresa? Come si chiama? Buongiorno. Chi vi sta facendo su la YouTube, camera? Su YouTube. Va bene, infiorata di Milazzo su YouTube. Ciao. Ciao. Lei è l'insegnante di quale scuola? Santa Lucia del Mela. Ma come siete così bravi? Siete raccomandati? Sì. Sono bravi ragazzi. Ma quindi è una scuola media, cos'è? Istituto comprensivo. Bravissimi, complimenti. Grazie. Fatto molto bene. È l'insegnante probabilmente di artistica. No, non è l'insegnante di artista. Sono l'aiutante dell'insegnante di artista. Ho capito, complimenti, grazie. Brava. Un saluto per YouTube. Ciao. Avete un cucchiaino? Guarda, ho solo questo, però mi serve, te lo presto? Siamo comunicanti. Dobbiamo con le pollardine. Complimenti, che cos'è questo lavoro che avete voluto dimostrare qua, signorina, mi dica. Che cos'è sta cosa? Abbiamo, anche quest'anno c'è stata la migliorata, abbiamo preparato tanti disegni e su un disegno si è preparato a terra, poi abbiamo disposto i fiori seguendo lo schema. Lei quale ha fatto, signorina? Qual è la sua opera qua? Cosa ha fatto? Quest'anno. Questi sono i paladini di Francia. E poi sì, è anche il cavallo con i fiori bianchi. E come mai il cavallo bianco? Che vuol dire un cavallo romantico? È un cavallo Napoleone. Di Napoleone. Grazie, un saluto per YouTube. E là sopra lui l'hai visto? Ah, lui era là sopra. No, purtroppo no. Preside, che cosa state facendo qua? Non si vergogna a questa età che fa queste cose ancora? Che state facendo? Rappresentiamo i pupi siciliani. Bravo, complimenti. Ma sono molto bravi però, vedo. Ciao.
dalla zia ne prende. Ciao. Su per la città dei fiori, come qua. Olivarella è città futura. Ritorniamo all'ipotesi iniziale. Lo sai mi dica il caffè? Quelli vanno messi tutti, un po' sono messi bene, un po' non sono messi bene quei fiori, chi li ha buttati così? Quali fiori? Di dentro. Ah, chi li ha buttati così? Ah, il vento non è il vento. Ma quello che uno riempirlo? Non lo so. Oggi pomeriggio vengono professori, gli vado a sti cose. No, certo, mette il volo professore. Pensi che viene? Certo che viene, tu pure come. Ma c'è un po' di questo. E questo, ma come stai vedendo? Quello è un colletto là. O meno, dai che hanno chiuso. Questo io dicevo poi che la cosa non finisca. E dove è morta? Attenzione. Ci sono i chiodi d'acciaio. Maurizio, qua avete i chiodi d'acciaio? Sta riprendendo, no? Ma lei qua fa parte della manifestazione? Sì, faccio parte dell'associazione. Mi vuole dire due parole? Siamo arrivati praticamente alla sesta edizione dell'Infiorata qua di Olivarella. Noi facciamo parte dell'associazione Olivarella Città Futura, che da tutti questi anni si è interessata affinché si facesse l'Infiorata. Come puoi ben vedere, come già hai preso visione, la nostra Infiorata è una visione atipica rispetto a quelle che fanno per il Corpus Domini. La nostra è esclusivamente di ordine, diciamo, non religioso, non utilizziamo immagini sacre, non offendiamo nessuno. Ha un carattere prevalentemente, quasi esclusivamente sociale. Se tu vuoi ben vedere, qui abbiamo i ragazzi delle scuole di tutto il comprensorio, che va da Santa Lucia, dalle scuole medie di Santa Lucia, a Milazzo, a Barcellona, ovviamente anche i nostri ragazzi qua di San Filippo e delle scuole elementari delle frazioni del nostro comune. Quindi praticamente questi sono ora col pomeriggio, verrà inaugurato, quindi sarà aperto al pubblico fino a domenica sera, dopodiché verrà tutto. Arrivederci, un saluto. Ma questo tono di comportamento, di dire, sì. Io così sono come te, un tono immediato diremmo, cordiale, pratico, amichevole, rispettoso e soprattutto abbiamo l'idea delle cose, del divenire degli elementi. L'artista è lei, ciao artista. Facendo il piede del cavaliere. Bravissimo.